Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno, benvenuti da Glasgow, dal centro sportivo dei Rangers, i prossimi avversari del Napoli in Champions League, martedì 13 settembre 2022, un po' di rassegna stampa, chiaramente in vista delle, delle conferenze stampa di Rangers e Napoli, tutte in diretta su Calcio Napoli 24 TV. Vi ricordiamo, iscrivetevi al nostro canale e azionate la campanella per tutte le notifiche. Andiamo a vedere un po' cosa raccontano i giornali. Partiamo dal Daily Express scozzese. Cosa parla proprio del match di domani contro il Napoli? I Gers may need an hand from God to curb Kvaradona. I Gers hanno bisogno di una mano per curvare, per piegare Kvaradona, che è ovviamente è un riferimento a qui c'è Kvaratskhelia, ed è chiaramente anche nell'articolo del Daily Express l'uomo più pericoloso del Napoli è proprio qui c'è Kvaratskhelia, e vengono riportate delle dichiarazioni che già ieri vi abbiamo raccontato. Il Napoli non ha confermato, sono state smentite queste dichiarazioni di qui c'è Kvaratskhelia, però chiaramente c'è anche il riferimento al match contro il Liverpool in cui Kvaratskhelia ha messo molto in difficoltà Alexander Arnold, e quindi c'è anche il pericolo per James Tavernier, il capitano dei Rangers, nel match di Ibrox di domani. È molto più interessante però chiaramente, oltre ai commenti degli opinionisti, questa notizia. Perché? Perché i club scozzesi sono incoraggiati a suonare l'inno del Regno Unito, God Save the King, dopo il lutto che ha colpito Sua Maestà la Regina Elisabetta. Perché? Perché è possibile, secondo il Daily Express, che allo stadio domani sera non venga suonato l'inno della Champions. Viene raccontato anche qui nell'ultima pagina. Chiaramente c'è la possibilità che possa non essere suonato l'inno della Champions, esattamente qui in Another Twist, in un altro cambio di programma, l'inno della Champions non sarà suonato in Gran Bretagna questa settimana con i Rangers, che chiaramente ospiteranno il Napoli, e c'è questa possibilità, ovviamente poi con un minuto di silenzio, il lutto al braccio e questioni legate chiaramente al lutto nazionale che ha colpito la Gran Bretagna. Questo per quanto riguarda il Daily Express. Poi c'è anche il The Sun, l'edizione scozzese, chiaramente, che apre con Re Carlo, ma nella back page chiaramente c'è Andy Robertson non convocato dalla nazionale scozzese, ce ne sono due del Rangers, il portiere McLaughlin e il centrocampista Ryan Jack. Ci sono dichiarazioni del consigliere comunale Luigi Musto, consigliere comunale di Napoli, che definisce un'idiozia il divieto ai tifosi del Napoli di viaggiare a Ibrox. Ce n'erano circa 600 previsti di tifosi del Napoli, il settore dedicato ai tifosi azzurri sarà riempito da tifosi dei Rangers di Glasgow, e sono stati messi in vendita i biglietti. Ovviamente nelle pagine centrali ci sono le difficoltà della difesa di Giovanni Van Bronckhorst, che parlerà con Steven Davis in conferenza stampa. Il Rangers hanno preso 4-0 la partita di avvio nel girone contro l'Ajax, e allora c'è un'intervista all'ex difensore dei Rangers Kirk Broadfoot, in cui lui parla della difesa dei Rangers. Hanno perso ragazzi forti come Calvin Bassey e Leon Balogun, mentre James Sands è un buon giocatore, dice Broadfoot, ma non è il miglior difensore centrale possibile. Forse Giovanni Van Bronckhorst potrebbe cambiare il modo di difendere, mantenendo un paio di una coppia di giocatori nelle proprie zone in marcatura, e averne un altro invece pronto a pressare sulla palla, qualcosa che ricorda Broadfoot fecero i Rangers nel 2008 nella finale di Coppa UEFA. Per quanto riguarda chiaramente poi un altro commento di un ex attaccante dei Rangers, Chris Boyd, quando le cose non vanno bene per qualsiasi manager devono pensarci e capire un po' le decisioni da prendere, e chiaramente c'è l'ipotesi di scegliere il miglior 11 chiaramente per affrontare il Napoli. Non ci saranno John Sutter e Ben Davis in questo momento, infortunati, proveremo a capirne di più nella giornata di oggi, però è ovvio che i Rangers di Glasgow si trovano alle strette qui a Glasgow, perché c'è una seconda giornata del girone di Champions da giocare, e proprio oggi, ricordiamo,
alle 17.15 ora italiana la conferenza stampa di Steven Davis e di Giovanni van Bronckhorst. Per il Rangers Football Club noi saremo in diretta da Glasgow, un grazie a Manuel Guardasole, un saluto da Claudio Russo, continuate a seguirci sul canale YouTube di Calcio Napoli 24.